Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei cinghiali sul tubo. Sono Vessor in compagnia della signorina Grifias. Salve a tutti. E manca come al solito il signor Tarabuso, che è alle prese con lavori estivi a spostare sdraie e ombrelloni al mare. È diventato l'uomo rosso l'uomo nero insieme. Fino alla fine dell'estate penso che signor Tarabuso ce non ci possiamo scordare. Ma ci ha lasciato in onore a noi questo meraviglioso parco giochi. Signori, ecco a voi le montagne russe con il giro della morte. È riuscito il signor Tarabuso in un'impresa. Io lo schernivo, dicevo non riuscirai mai a fare il giro della morte su Scrap, invece ci è riuscito. E anche un lungo percorso, tra poco è più lungo di quello del treno. È funzionale, abbiamo testato io e la signorina Grifias e funziona. E in più funziona meglio il giro della morte della discesa. Esatto, e poi c'è il... come lo chiamiamo? La torre... io a Mirabilandia le chiamano torri gemelle, ma qui non lo so come si chiama. È una sola, quindi non è una torre gemelle. Vediamo un po' se c'è nella lista dei nomi. Ora vi dirò anche chi è che ci ha chiesto queste cose. Voglio vedere se c'è la richiesta di questo nome misterioso. Non lo trovo, perfetto. Ok, allora comunque partiamo con le richieste. Il roller coaster, quindi le montagne russe, insieme alla torre a caduta libera si chiama. La richiesta viene da Mirko Ferrarese. Poi abbiamo Edward Gutu, Ferx03, Fuochissa 2000, FaviJ TV e Vito Calcagno. Queste sono le richieste per queste opere. Ma ora iniziamo con la solita scenetta. Insomma, si può passare? È un fiorino. Ah, ecco, devo... Ah, va bene, è un fiorino. Ecco un fiorino, thank you. Grazie, grazie, prego, può passare. Grazie, grazie. Oh, finalmente posso... Ah no, aspetta. Ho dimenticato una cosa. Ah, devo tornare indietro. Mannaggia. Oh, buongiorno, okay. Buongiorno. Rieccomi. Buongiorno, fiorino. Buongiorno. Io sono passato prima. No, avevo... Ma... un fiorino. Ho pagato prima. Un fiorino. Va bene, ecco un fiorino, d'accordo. Grazie, ecco, grazie. Perfetto. Prego, può andare. Grazie. Meno male, perché insomma ora stavo dimenticando. Ma... no, mi sono dimenticato un'altra cosa. Mannaggia, mi tocca tornare indietro un'altra volta. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ok, ecco, sono a posto. Ora questa volta dovrei essere a posto, Chi siete? Grazie, sono sempre quello di prima, se mi facesse passare, per favore. Un fiorino. Ma io già passo prima, fiorino, ora... Un fiorino. Va bene, ecco lei il fiorino. Grazie, grazie. Prego, può andare. Ecco, ecco. Ah, basta. Oh, però, andiamo . Sulla motrice e prepariamoci. Ora basta, Ah, ci ho guadagnato bene con questo primo giro, il giro inaugurale del Luna Park. Pronto? Sì, io come al solito me lo prendo in quel posto. Esatto, e via. Sì, prontissimo. E si va. Le curve le fa sempre un po' così, poi vi facciamo vedere come l'ha montato il signor Tarabuso. Non riusciremo a raccontarlo come lo racconta lui. Queste curve a gomito, infatti. Sono bellissime, ma guardate come si arrampica bene. Qui c'è un po' di difficoltà, vediamo se riesco sterzando a rimetterlo dritto, sì. Forse un po' di manovra. Dai, dai che ce la fa. Questo macchinista non è un granché comunque. Vado un po' giù, guardate come facendo manovra come ce la faccio invece. È partito? No. Non va. Non so, io vedo tutto fermo. Ecco è partito, attenzione. Attenzione, ce n'è più per nessuno, Attenzione, si riparte con le curve a gomito. No, ma ora qui... qui si sale, attenzione alla salita, guardate come la fa bene, una discesa ripidissima. E non si scende, ci impianteremo. No, ce la fa, il signor Tarabuso è un grande progettatore. Attenzione, invece questa volta ci siamo... È un geometra, è un architetto, è tutto il signor Tarabuso. Anzi, diciamo che l'abbiamo fatto noi, ma come siamo stati bravi. Mamma mia. Eccole qua, attenzione, ora siamo al giro della morte. Zoom un po' in fuori, così vedete anche il meccanismo delle ruote... come tiene. Guardate qui, è riuscito anche a fare un numero per farle sterzare. Qui ci impiantiamo un po', ma è tutto normale. Là. È bello che va più in difficoltà qui nelle cose più semplici. Sì, e infatti. Le cose complesse le fa come un treno. Ho detto, il giro della morte è la cosa che torna meglio alla fine. Anche qui si era impiantato l'altra volta. Stavolta ce l'ha fatta meglio. Ogni giro è una sorpresa. Sì, scopriamo qualcosa di nuovo. Ogni giro fa sempre qualcosa di nuovo, esatto. Attenzione, guardate come va tutto storto. Però da qui dovrebbe riuscire a rimetterlo in carreggiata. Se no dovrò andare indietro. Penso che dovrò andare indietro, attenzione.
freno, manovra e riparto così. Attenzione. Mamma mia. E qui una piccola discesa ed eccoci arrivati. Mazza, e voilà. Troppo mi è costato sto giro per quanto è durato. Si è divertita signorina Grifias? Sì sì, ma come al solito ho speso un sacco di soldi. Allora, facciamo vedere intanto i meccanismi qua sotto. Venga signorina Grifias, vediamo di spiegarli. Comunque sono molto semplici. Ora ve li faccio vedere senza la geggetta. Sì, bene o male sono gli stessi che si fecero già per la vecchia roller coaster. Solo che qui ovviamente sono più funzionali grazie all'aiuto delle mod. Sì, ricordiamo. Senza quelle infatti sarebbe stato impossibile. Vi lascio adesso nella scheda che appare in alto. Vedrete il link, se non ancora avete visto, al tutorial che ha fatto il signor Tarabuso su come si inseriscono le mod. Perché senza di quelle, in effetti, sarebbe impossibile fare, per esempio, il giro della morte, più che altro. Che noi avevamo fatto in passato un roller coaster, però era dritto per dritto, salita, discesa e finiva lì. Qua è tutta un'altra cosa, esatto. Impennate. Ed era incasinatissimo perché dovevamo utilizzare un sacco di automazioni per fare le inclinature, invece appunto con le mod si possono tranquillamente fare le curve abbastanza agevolmente. Ma ora andiamo alla torre a caduta libera. Attenzione, signorina Griffith, questa volta andrà a pilotarlo. Io vi farò vedere, anzi, da sopra e da sotto facciamo. Ah, ma riesco con da qua riesco a fare entrambe le cose. Sta a morire, perciò. Prego. Allora, è pronto? Prontissimo. Mi dia 100 fiorini se vuole scendere. No, sono già salito. Ormai è andata. Via. Infatti se vuole scendere. Sono bloccato qua a vita. Non ho usato i reattori come pensavamo io e il signor Griffiths, signorina Griffiths, perché ha voluto fare invece qualcosa di più ingegnoso, esatto. Cioè usare il suo famoso meccanismo a molla. E funziona bene, devo dire. Il salto, cioè, guardate che carino con le gambette. Guardate le gambette che carine. Zoomiamo sulle gambette. Guardate che com'è tenero. Come al solito ho fatto il solito errore di non inchiodare la struttura a terra. Di conseguenza balla un pochino, ma vabbè. Noi questo lo sgrideremo. Andremo al mare a sgridarlo apposta. Il dovere lo fa. Sì, comunque, via. Diciamo sì, esatto. Che c'è, il meccanismo c'è e funziona. Questo era l'importante. Quindi direi che il challenge anche questa volta è riuscito. Siamo riusciti a passare anche indenni questa richiesta. Ovviamente è una cosa che dovremmo dire. E ora lei non scenderà mai più. Ok, sono sceso. Ovviamente ad agosto non faremo creazioni di Scrap. Scrap lo vedrete fino a tutto luglio. E poi ad agosto Scrap andrà in ferie per un mese e riprenderà a settembre in piena forma con grandi richieste per mille cose. Vedremo poi, magari avessero introdotto il survival durante agosto, così che noi a settembre riusciamo a fare anche una serie più che altro dedicata all'aspetto survival, saremmo tutti molto contenti. E vive i programmatori. Passiamo quindi alla prossima richiesta. Ma lo sa signorina Griffiths che ci vorrebbe ora? Mi dica. Un bel sacquottino. Io preferisco una focaccella. E allora andiamo direttamente al mulino bianco. Eccolo qua. Ed ecco qui il mulino in tutto il suo splendore. Molto semplice. Macina. Più che altro il vero meccanismo è la macina. Non è ovviamente l'estetica del mulino. La macina in pietra. La richiesta del mulino viene da Ciccio Channel Official e Nico Game. È molto semplice ma funzionale, riesce nella sua impresa a girare e a far ruotare questo il cammino nelle acque gelide del fiumiciattolo. Il vero tocco di classe è l'acqua fatta con il vetro. Sì, guardate che sciccheria l'acqua con il vetro. Vetro ovviamente della mod, perché se era quello normale era a quadratini, cioè. Sì, no, la mod veramente ci ha aiutato in molte cose. Su questo c'è poco da dire. Faccio vedere il meccanismo con... Sì, anche perché almeno ha una parvenza quasi circolare, insomma, la pala, altrimenti veniva davvero un quadrato che girava. Molto semplice, come vedete. Era abbastanza triste. Niente di così particolare. E questa è la richiesta per il mulino. Passiamo quindi a questo punto ai saluti. Andiamo quest'oggi a salutare Lorenzo Micci, Salvo Nicosia, Unicosia, VW Tuareg,
Dark Feather e Andrea Ilmani. E un saluto speciale anche a tutti voi che ci seguite sempre costantemente. E attendete con ansia come noi il ritorno del buon Tarabuso. Certo. Ormai dell'eletto. Direi che possiamo quindi salutarci e ci diamo appuntamento al prossimo episodio di Scrap Mechanic. Ciao a tutti! Ciao ciao!